tutti, benvenuti, nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qua sempre in diretta, sono le 12.30, puntuali come un orologio svizzero. Eccoci qua a raccontare un'altra realtà, una nuova realtà. In realtà poi vedremo che non è così nuova, c'è da un po' di anni, ma insomma finalmente ve la raccontiamo anche noi. Una realtà che tutti i giorni fa qualcosa di interessante sul territorio milanese. Usciamo appena fuori dalle porte in direzione ovest, prendiamo quella che molti conoscono come via Novara, andiamo sempre dritti, superiamo la tangenziale di Milano ed arriviamo a Settimo Milanese, dove incontriamo una squadra, anzi poi vedremo, sono più di una, perché insomma gli atleti e le atlete di questo sport sono tante. Parliamo di softball. Cos'è lo softball? Beh, lo chiediamo al nostro ospite di oggi, che è il presidente dell'associazione Settimo Softball, Guido Ballarini. Buongiorno Guido. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto. Allora, softball, che cos'è lo softball? Che sport è? Il softball è uno sport che è presente in Italia da tantissimi anni, già dal dopoguerra, primo dopoguerra, le prime partite di baseball e di softball. Softball è uno sport molto simile al baseball, quindi è uno sport molto conosciuto da tutti, quindi un guantone si prende la palla e con la mazza si deve cercare di fare fuori campo, no? Ecco. Questo ci insegnano i film americani. Esatto. Però è una versione, diciamo, leggermente diversa. Sì, corretto. E non bisogna però cadere nell'errore di dire che è il baseball femminile. Esatto. Perché non è quello, è molto praticato dalle atlete donne, ma non è il baseball femminile, è proprio uno sport a sé stante. Esattamente, è uno sport molto simile, della stessa famiglia del baseball, ma è uno sport diverso. È uno sport con delle regole di campo differenti, con delle regole di lancio differenti, la palla è un pochino più grossa rispetto a quello che è il baseball, è uno sport più dinamico rispetto al baseball, quindi ci sono meno pause tra un lancio e l'altro. E è uno sport che in America, ad esempio, ci sono i campionati sia femminili che maschili. Mi dicevi anche che adesso poi si usa giocare anche misto adesso. Sì, noi giochiamo anche un campionato amatoriale in Lombardia, abbiamo un campionato di eccellenza, è un campionato giocato da tutte le squadre affiliate alla Federazione Italiana Baseball Softball, la FIBS, e quindi sono squadre miste dove giocano sicuramente con le regole del softball, ma ci sono sia persone maschili e ragazzi, ma anche ragazze. Infatti c'è un numero minimo, non massimo, minimo di ragazze per ogni squadra. Come si arriva però il softball a Settimo Milanese? Allora, non abbiamo avuto l'invasione americana a Settimo, quindi come ci è arrivato? Allora, il softball a Settimo arriva grazie al nostro presidente onorario Fabio, che giocava nel softball amatoriale in una squadra milanese, ed essendo lui di Settimo ha deciso di cercare di fare qualcosa nel nostro comune, nel comune dove abitiamo, nel comune che amiamo, per far avvicinare ragazzi e ragazze di tutte le età a questo sport. E quindi lui, con alcuni altri amici, Oscar, che oggi è uno dei nostri coach, eccetera, ha deciso di provare questa nuova sfida. Quindi ha iniziato a fare un lavoro egregio nelle scuole, ha iniziato a andare nelle medie e a fare il profeta, no? Quindi a portare il verbo, l'evangelist, come lo chiamano, esatto, gli americani, l'evangelist. Ha portato il verbo nelle scuole e i ragazzi hanno iniziato a appassionarsi, ha creato la prima squadra giovanile, una squadra di ragazze. Da quanto tempo c'è il baseball a Settimo, il softball a Settimo Milanese? Dal 2003. Una mala storia. Poi ha iniziato a avere abbastanza seguito e quindi, coinvolgendo il comune di Settimo Milanese, siamo riusciti... Ma interessante che una istituzione si faccia coinvolgere in uno sport appunto così detto minore come possa essere il softball, e non solo seguendo i soliti sport, calcio, pallavolo, insomma... andando anche a cercare magari sport nuovi, poco conosciuti. Interessante questo. Sì, diciamo che per fortuna è uno sport che a Settimo è ben seguito, quindi il comune che pensa ai giovani, eccetera, ha pensato di dare una mano,
e quindi grazie a degli sforzi in mano della nostra associazione più degli sforzi del comune, finalmente nel 2009 abbiamo potuto inaugurare il nostro campo, il campo 7 Acery Field, che è il campo appunto settimo milanese nel quale giochiamo le partite in casa del campionato. Chi può giocare a softball? Chi non può giocare? Ah. Nessuno può non giocare. Quindi tutti possono giocare a softball, qualsiasi sia l'età, qualsiasi siano il sesso, non c'è preclusione, direi dai 5-6 anni ai 70, non c'è problema. C'è bisogno di qualche caratteristica fisica particolare? Bisogna essere alti, veloci, rapidi, oppure c'è un posto, diciamo, per tutti? Bisogna avere solo la voglia di divertirsi, la voglia di stare insieme, e quindi c'è posto per tutti. Chi non ha voglia di divertirsi il giorno d'oggi, no? Che tipo di squadre avete come società sportiva? Sì, noi ad oggi abbiamo tre squadre. Abbiamo una squadra, due squadre seniores che fanno i campionati della Federazione Italiana Baseball Softball, che sono una squadra under 21, e poi abbiamo una squadra seniores che è il fiore all'occhiello nostro, che ci sta dando tante soddisfazioni, che è la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato regionale di Serie B. Ah. Per il secondo anno consecutivo. Quindi grandi risultati, mi dicevi fuori onda, oltretutto non è la prima volta che vincete il campionato di Serie B, negli ultimi 5 anni avete vinto... Tre volte siamo arrivati agli spareggi italiani per andare a giocare ai campionati di Serie A2. E quest'anno appunto la nuova sfida per le Red Panthers, giusto? Si Red così? Panthers. Le ragazze di settimo, le Red Panthers, sarà proprio vedere se appunto voi avete fatto richiesta di iscrizione, sì, alla Serie A2, a breve saprete il vostro destino. L'idea però è quella appunto di fare un campionato di A2 e quindi entrare insomma nel giro delle grandi. Sì, è una grossissima sfida che abbiamo accolto molto bene, ci stiamo impegnando tantissimo, perché dopo aver vinto il campionato due volte negli ultimi 2 anni, abbiamo perso 3 partite negli ultimi 2 anni, abbiamo vinto la Coppa Italia, che è Coppa Regione, si chiama Lombardia, uh-huh, quest'anno, abbiamo pensato che sia per noi come società sia per le ragazze fosse necessario avere degli stimoli maggiori, e quindi abbiamo richiesto alla FIPS di poter essere iscritti e partecipare al campionato di A2, ovviamente come una squadra rookies, una squadra nuova, però che ci desse sicuramente degli stimoli per andare avanti, per crescere, eccetera. Ecco, come è stato vedere appunto negli ultimi anni questo sport appunto da non esistere completamente a Settimo Milanese al formare una squadra che appunto adesso bussa alle porte del A2? Allora, abbiamo due parti, due facce, no? Due lati della medaglia. L'uno è quello delle grandissime soddisfazioni, le grandissime sfide. Le sfide sono sempre motivatrici, no? Quindi le accettiamo sempre volentieri. Vedere i risultati delle ragazze, che nel primo campionato è stato un campionato da rookies, quindi un campionato dove non abbiamo avuto dei risultati eccellenti, però non ci siamo demotivati, siamo andati avanti. Il secondo anno già siamo arrivati alle finali per accedere, no, al campionato di Serie Maggiore, ha visto veramente le ragazze, la società, gli allenatori, eccetera, con questa sfida molto motivante. Dall'altra parte, ovviamente, essendo uno sport povero rispetto al calcio e pochi altri sport Guido, oggi in Italia, Guido, sul tuo stesso sgabello si sono seduti tanti presidenti di società di sport minori, e tutti quanti, ahimè, hanno questo problema, nel senso che tutti denunciano un po' una anche politica un po' mio per volte nel guardare solo in direzione di una palla tonda e che deve entrare in due porte e non invece guardare ad altre palle o ad altri tipi di sport. Certo. Sì, anche perché noi crediamo molto nello sport, crediamo molto nell'educazione che lo sport fornisca, indipendentemente dal tipo di sport, anzi forse più è piccolo sport e più è vero. Ecco, perché tu mi hai parlato delle 3 squadre diciamo ufficiali che fanno dei campionati e tutto, no? Le due, sì, e poi c'è la terza che invece è una squadra
amatoriale. Poi c'è la terza, che è la squadra amatoriale, in cui tu tutto militi, mi dicevi, certo, no? Lions, in cui tu giochi, ma poi ci sono anche tutto un parte, diciamo, di squadre propedeutiche al software, viene da dire, cioè per i bambini che settimanalmente vengono e giocano al vostro campo e poi fanno dei piccoli tornei, giusto? Sì, esattamente. Noi abbiamo, allora, noi facciamo, diamo una mano agli insegnanti di educazione fisica a scuola, siamo presenti nelle scuole elementari come supporto alle scuole medie di settimo. Noi facciamo diverse ore alla settimana dove facciamo proprio softball nelle scuole. Okay. L'anno scorso avevamo le quinte elementari, quest'anno avevamo le terze elementari, abbiamo finito il primo quadrimestre, riprenderemo i primi di febbraio e i ragazzini che si sono appassionati possono venire a giocare. Ah, quindi lo fanno a scuola, ma poi volendo possono nei pomeriggi poi trovare, sì, come un momento... normale sport ricreativo. Okay. Quanti ragazzini ruotano intorno appunto alla settimo? Adesso ne abbiamo circa una decina, ma stiamo continuando ad avere nuovi ragazzini per fare appunto le squadre. Speriamo di avere. Anzi, facciamo, viene a dire, lo dico io perché siete magari un po' timido, facciamo un appello a quei ragazzini, alle mamme che hanno voglia di portare i bambini e le bambine. Ricordiamoci, appunto, stiamo parlando di uno sport misto, magari a giocare uno sport un po' diverso dal solito, ma che poi vedremo. Mi diceva Fabio, è uno degli sport più completi che ci siano. Proprio dopo, sì, mi spieghi bene questa cosa. Cioè, voi, se arrivano i numeri, qui si va a fare anche campionati, si va a fare anche partite più interessanti, quindi anzi ancora più stimolante per i ragazzi e le ragazze che vanno a giocare a softball. Guarda, quindi, io, se posso correggere appena appena quello che tu hai detto, io vorrei fare l'invito, perché allora partiamo da un presupposto: un diamante è un diamante per sempre. Sì, ok, giusto. Il diamante è il campo di baseball o di softball è chiamato diamante. Noi invitiamo sì i ragazzini, ma noi invitiamo le famiglie, perché i ragazzini possono giocare nella loro categoria, i genitori possono invece divertirsi vicino ai loro figli e giocare invece nella amatoriale. Poi abbiamo un campo bellissimo immerso nel verde, eccetera, quindi c'è veramente possibilità di svagarsi, di crescere insieme. Non ci sono strade vicino, non ci sono camion, macchine che passano, quindi in tutta sicurezza ci si può solo divertire. È molto interessante questa cosa, appunto, che insomma è uno sport dove appunto io porto mio figlio a giocare, ma poi gioco anch'io. E certo, questo è il bello, no? Tutti dobbiamo divertirci, sfogarci, aggregarci con altre persone. Perché una persona dovrebbe scegliere di giocare a softball? Allora, una persona, io consiglio questo sport perché è uno sport assolutamente molto molto eclettico, è uno sport molto formativo per i nostri ragazzi ma anche per noi, è uno sport che contemporaneamente è uno sport di squadra ma è un'attività anche individuale, perché quando noi battiamo la palla noi dobbiamo cercare di, in un battito d'ali, quindi in una frazione di secondo, capire se la palla è battibile, se è dentro, se è fuori, e iniziare a fare tutti i movimenti propedeutici al gesto per fare una buona, un buon gesto atletico. Ed è anche uno sport di squadra, perché nel momento in cui noi giochiamo in difesa, giochiamo in 9 persone contro gli avversari che sono in attacco, che giocano alla battuta e sulle basi. È uno sport dove gli stimoli ci devono arrivare senza avere un contatto fisico, mentre in altri sport, prima lo dicevi, è molto, è tutto uno sport completo, appunto, da certi studi americani, che insomma loro di sport ne hanno più di uno, quindi sanno, sì, come fare, proprio per un discorso del non contatto, mi dicevi, cioè, esatto, degli stimoli senza contatto. E questo è lo sport, da studi americani fatti da società molto importanti, hanno definito che il baseball e il softball sono gli sport più formativi per i nostri ragazzi, perché ci abitua a lavorare senza avere stimoli di contatto fisico, quindi quello che poi capiterà nella vita reale di ognuno di noi. Ci abitua a lavorare in maniera individuale, ma anche in maniera di squadra, quindi ci aiuta a essere parte di un gruppo, ma a fare anche la nostra da parte come singoli. Quindi questo è veramente molto molto importante.
Ci sono stati dei ragazzi che hanno giocato, che avevano delle problematiche fisiche, in cui si è visto che la malattia è regredita addirittura grazie a questi tipi di stimoli. Insomma, la sfida per il 2018 allora qual è per l'SD settimo softball? Allora, la sfida per il 2018 sicuramente è quello di far divertire le persone, è quello di portare sempre più ragazzi dalla strada, nel senso da non saper cosa fare il pomeriggio oltre a studiare, che è fondamentale per loro ed è giusto che sia così, ad avvicinarsi a un campo molto bello, molto verde, in mezzo a alberi eccetera, e avvicinarlo allo sport. Tu sei veramente una cornice stupenda, sì. come sede, perché siete in quella di Castelletto, ex sede di Taltella, appunto tra Settimo e Cornaredo, un centro sportivo tra Venezia che negli anni 70 insomma ha sfornato anche campioni del basket, quindi insomma, anche storicamente un luogo davvero di forte emozione, immerso in un bosco e nel verde sì. più assoluto. E allora ogni volta che io stesso vado ad allenarmi e vedo attorno a me, io rimango ogni volta colpito, innamorato, perché non vedo una casa. Siamo attaccati a Milano, perché Settimo è attaccato a Milano, eppure vediamo solo verde, vediamo solo un contesto bello, si respira aria buona, fa più fresco sicuramente d'estate, facciamo delle belle grigliate perché i momenti aggregativi sono assolutamente importantissimi, e quindi di tanto relax, tanta pace interiore, che è quella che poi veramente abbiamo bisogno tutti. Guido, dacelo le coordinate, se qualcuno vuole avvicinarsi al softball Settimo, come può fare? Allora, può andare sulla nostra pagina Facebook, mettere trovate il tag e il link nei commenti di questa diretta, l'ho visto poco fa, ringrazio Barbara che ha messo appunto tutte le varie coordinate, poi andare sul nostro sito che è sdsoftball.it e trova i riferimenti per scriverci, per telefonarci eccetera, oppure presentarsi al campo negli orari che troverà sul sito, presentarsi al campo e iniziare a giocare. Noi accettiamo chiunque, anche se non ha mai preso un guantone, ma anche se non sa neanche le regole proprio. Sarà nostro compito spiegare tutto e divertirci insieme. Prossimi appuntamenti, c'è qualche appuntamento adesso, il campionato ancora deve iniziare, i vari campionati ancora iniziare, avete già qualche però appuntamento magari o qualche grigliata a cui possiamo venire qualcosa, o al momento ancora siete in fase natalizia, diciamo? Allora, noi parteciperemo con la squadra seniores sicuramente a un torneo a febbraio, un torneo lombardo che si chiama Torneo Prealpi, un torneo assolutamente d'eccellenza a cui partecipano sicuramente le migliori squadre lombarde, che poi sono anche le migliori squadre italiane, e partecipano anche delle squadre estere, quindi c'è sicuramente da divertirsi. Per quello che riguarda gli allenamenti, noi al momento li stiamo facendo in tenso struttura Settimo, perché fa freddo, il softball e il baseball sono sport estivi, quindi noi ci stiamo allenando in tenso struttura, ma vi invito comunque a portare i vostri figli, a chiamarci e venire anche voi, perché anche la squadra amatoriale ha bisogno sempre di persone che abbiano voglia di giocare, che abbiano voglia di divertirsi, quindi noi ci alleniamo il giovedì sera. Vi invito a farci un colpo di telefono, a scriverci, eccetera. Cominciamo, tutte le coordinate le troviamo sotto nei commenti qui della diretta, quindi potete contattare direttamente la società e andare a vedere appunto un allenamento, che sa che magari nasce un amore per un diamante, che poi come diciamo appunto un diamante è per sempre, poi rimane. Io veramente consiglio di andare a provare, è uno sport bello, completo, ci si diverte, ci si mette alla prova individualmente, come dicevi, ma poi anche in maniera di squadra, in modo che si possa fare team, come si dice in questi casi. Quindi davvero, Guido, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Sono molto contenti di averti avuto ospite qui. Seguiremo sicuramente l'andamento poi anche delle Red Panther, insomma ormai siamo diventati già tifosi, vogliamo vedere le grandi gesta delle nostre ragazze di Settimo sui vari diamanti dell'Italia. Grazie davvero, speriamo di vederci allora prestissimo. Guarda, ci vedremo prestissimo, vi faccio una promessa. Sì. Nella prossima diretta vi porterò Valentina, che è la nostra coach, che è veramente molto molto in gamba, e così anche lei vi trasmetterà le sue sensazioni
ottime nei confronti del softball e della nostra squadra. Perfetto, allora grazie anche della promessa. Vogliamo conoscere anche le ragazze, quindi speriamo di avere modo di trovare un momento anche per conoscere le varie atlete. Dicevi tra parentesi, molto interessante questa cosa, atlete che vanno dai 15 ai oltre 40 anni, cioè abbiamo uno sport, come dicevamo, fatto per tutti. Esatto. Grazie davvero Guido, arrivederci a tutti, grazie. Grazie mille ancora al presidente della SD Settimo Softball. Io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito questa mattina. Buona pausa pranzo, buon pranzo a tutti. L'appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18, sempre qui in diretta con l'informazione di Milano All News. L'appuntamento invece con Buoni Milano passa a lunedì mattina. Domani non saremo presenti, ma lunedì mattina si ritorna qui in diretta alle 12.30 con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.